Ultimi giorni di lavoro, mi sentite come parlo? Non c'è male. Mi è venuta la febbre a 38. Sicuramente sarà che dormo col condizionatore. Però prenderò una bustina e andrò, perché ho appena iniziato, non posso mancare. Non posso proprio. Sto scendendo il cane perché devo farlo io. Niente. Chi mi segue su Instagram vede le storie con scritto vecchio staff tornato, perché io per mi siedo un attimo perché sono sentito vento, perché io se no per 4 anni ho lavorato in un lido sempre lo stesso con questi ragazzi che fanno i bagnini, e poi l'anno scorso mi sono spostata in un lido di un hotel, e quest'anno dopo un anno siamo ritrovati, quindi siamo felicissimi. Sembro un uomo con questa voce. La febbre a 38, ecco perché riuscivo a dormire pomeriggio tranquillamente e anche senza condizionatore. Mi scoppia la testa e domani c'è un'altra giornata di lavoro. Volevo avvisarvi e alla continuazione del vlog. Allora, mi è appena arrivato questo portafoglio piccolino da mettere nella borsa quella Calvin Klein, che il mio grande non ci va, anche se qui il portamonete è infatti non c'è, però comunque ho preso questo. E poi mi è arrivato lo scoletto con le pile per il telecomando per l'auto del mio ragazzo. Ora rosa questa volta per il tablet, perché quello viola mi si è un po' rovinato, spero di cadermi, quasi tutto fatto, quindi preferisco questo nuovo perché mi lascerò a breve. Ragazzi, mi sono arrivati i tape, quelli per il viso, poi magari ve li farò vedere quando li applico, quando avrò tempo. Ragazzuoli, l'ho convinto a mettere lo squaletto perché l'ho comprato io, capito? Ma lo devi mettere per forza, giusto? Come no? Lo stai mettendo? Gente, ma si scolla. E si scolla, lo riattacchiamo. Sì. Aspetta, vi riprendo dopo che ha scollato l'affare. L'abbiamo fatta.